Più di 1200 anni prima della nascita di Cristo, la zona corrispondente all'attuale Medio Oriente era dominata da due grandi civiltà, quella egizia e quella ittita. Da generazioni, queste due potenze lottavano per il controllo dell'area medio orientale che collega Asia, Europa e Africa. In particolare, la regione di Amurru, nell'odierna Siria, era un punto di passaggio cruciale, la chiave per il controllo del vicino Oriente. Durante il regno di Ramesse II il Grande, le tensioni tra egizi e ittiti si accentuarono. Furono anni cruciali che trasformarono il giovane faraone in una leggenda. La sanguinosa resa dei conti ebbe luogo a Kadesh. Fu una battaglia epica, decisa da velocità, abilità ed efficaci strategie. Una battaglia in cui gli stessi sovrani si trovarono a combattere in prima linea. Più di una volta la città di Kadesh era passata di mano dagli Egizi agli Ittiti e viceversa. Era un punto di passaggio obbligato per raggiungere il nord della Siria, che si trovava al centro delle rotte commerciali del mondo antico. Avere il controllo su quell'area garantiva un enorme potere. Grazie a Tutmosis III, gli Egizi avevano conquistato Kadesh. In seguito la città era però passata sotto il dominio ittita. Fu Seti I, padre di Ramesse II, a cercare di ristabilire la supremazia egizia in quelle zone. Sconfisse gli ittiti in battaglia, ma stipulò con loro un accordo di pace e la città tornò sotto la protezione ittita. Da secoli egizi e ittiti combattevano per la conquista di Amurru e Kadesh. Per lungo tempo questa città fu al centro di conflitti e subì il dominio di potenze differenti. Prima del regno di Tutmosis III ci fu un periodo di relativa pace tra gli Egizi, gli Ittiti e gli Urriti del regno di Mitanni, stanziati nei territori corrispondenti oggi a Turchia e Iraq. L'Egitto e il regno di Mitanni avevano stipulato un trattato e avevano suddiviso la contesa regione di Amurru in base ai loro interessi commerciali. Dopo questa spartizione, gli interessi egiziani si erano focalizzati più a nord, nei pressi della città di Ugarit. Gli sviluppi politici nell'area di Amurru compromisero il delicato equilibrio tra quelle potenze. Alcuni indipendentisti urriti del regno di Mitanni occuparono Kadesh. Tutmosis III intervenne e conquistò la città. Durante il regno di Akhenaton, però, gli Ittiti ne acquisirono il controllo. Gli Egizi e gli Ittiti erano le due più grandi potenze dell'epoca. L'Egitto controllava il territorio meridionale delle odierne Siria e Palestina. Gli Ittiti ambivano la parte settentrionale. Fin dal XVII secolo a.C. i due popoli si erano scontrati con esiti alterni. Kadesh si trovava in una posizione strategica. Il controllo della città permetteva un facile accesso alla Siria settentrionale. Il dominio della Siria dava enormi vantaggi, poiché quell'area era ricca di risorse e al centro di rotte commerciali. Anche in altre occasioni il territorio siriano è stato al centro di conflitti. Le crociate sono sicuramente una chiara testimonianza dell'importanza di quella regione. Lo sono anche le battaglie combattute nella Prima Guerra Mondiale in quell'area. Gli Ittiti cercarono di estendere il proprio dominio sulla regione di Amurru. Secondo le fonti storiche, intorno al 1380 a.C., Kadesh si trovava ormai sotto il loro controllo. Gli Ittiti erano un popolo davvero interessante. Il cuore del loro impero era situato nell'attuale Turchia, più precisamente in Anatolia. Non vi sono fonti certe, ma probabilmente si erano insediati in quelle zone verso il 2000 a.C. Durante il regno di Akhenaton, gli Ittiti entrarono in Siria, abbatterono il regno di Mitanni, alleato all'Egitto, giunsero a Kadesh e la conquistarono. L'Egitto perse la città circa 80 anni prima dell'ascesa al trono di Ramesse II. All'epoca del conflitto con Ramesse II, l'impero ittita si trovava a vivere uno stato di forti tensioni.
Gli Ittiti si trovarono spesso a combattere contro gli Egizi e gli Orriti. Intorno al 1380 a.C., l'esercito ittita penetrò in Siria, sconfisse gli Urriti del regno di Mitanni e conquistò Kadesh. L'espansione del loro impero verso l'Egeo, l'odierna Armenia e l'alta Mesopotamia diede inizio a un lungo periodo di conflitti con gli Egizi. Anni dopo furono sconfitti da Seti, ma nemmeno il trattato di pace con il quale riottennero il controllo di Kadesh pose fine alle ostilità. Kadesh era un obiettivo molto ambito. La città è un punto di passaggio sulla strada che dalla costa mediterranea porta al deserto siriano. Si trova inoltre sul fiume Oronte, il principale corso d'acqua di quella regione. Kadesh era molto importante per questi motivi. Sia durante il regno di Seti I che durante quello del suo successore, Ramesse II, gli Egizi volevano estendere il loro impero su tutta la regione di Amurru. Seti I, pur avendo sconfitto gli Ittiti, aveva stipulato un trattato di pace con il loro re Muwatalli e Kadesh era tornata sotto il controllo ittita. Ramesse II disapprovava la scelta del padre e durante il suo regno riaccese i conflitti. Condusse il suo esercito oltre Gaza e Damasco verso Kadesh. L'obiettivo del faraone era annientare le forze ittite e azzerare la loro influenza sulla Siria. Ramesse II non sbagliò nulla nei suoi primi 5 anni da faraone. Agì come un ottimo sovrano. Era ambizioso e determinato ad ampliare il suo regno. Ramesse II fu uno dei più grandi faraoni dell'antico Egitto. Probabilmente salì al trono intorno ai 25 anni, sicuramente non oltre i 30. Portò al suo regno tutto il vigore della sua gioventù. Uno dei suoi obiettivi primari fu di restituire all'Egitto i territori persi nel nord della Siria. Era molto determinato e se puntava a un obiettivo faceva di tutto per raggiungerlo. Ramesse II, Seti I e la loro dinastia subentrarono alla grande 18ª dinastia, della quale avevano fatto parte Tutmosis III, Tutankhamon e Akhenaton. Ramesse II ne fu il degno erede. Prima di salire al trono, Ramesse operò attivamente sotto il regno del padre. Partecipò alle spedizioni in Libia e alle campagne nella regione di Amurru e a Kadesh. Anche se Seti rinunciò poi a mantenere il controllo di quei territori conquistati a caro prezzo, Ramesse ebbe la possibilità di fare una prima esperienza di guerra in quell'area. Più tardi, sempre durante il regno del padre, Ramesse condusse da solo una limitata spedizione militare in Nubia. In seguito, dopo la morte di Seti, fu incoronato faraone e nel 4º anno del suo regno, prima della battaglia di Kadesh, conquistò parte del territorio di Amurru, consolidando così la conoscenza della regione. Ramesse II non era quindi un principiante. Era molto esperto. Aveva cognizione dell'arte della guerra e quando arrivò a Kadesh conosceva già il teatro delle operazioni. Sia l'esercito del re ittita Muwatalli che quello di Ramesse erano molto potenti, ma quello ittita era più eterogeneo. Era composto da diverse popolazioni provenienti da ogni angolo dell'impero. Comprendeva almeno 16 distinti popoli tra alleati e vassalli, il che rendeva complicata la catena di comando. I soldati dell'esercito ittita parlavano lingue diverse, perciò il coordinamento degli spostamenti fu molto più complicato rispetto a quello egiziano. L'esercito ittita era però ben addestrato. L'azione dei numerosi carri da guerra era estremamente efficace. E l'equipaggiamento militare era ottimo. Gli Ittiti avevano una notevole esperienza tattica ed erano grandi esperti nelle guerre d'assedio. Gli Ittiti avevano accesso alle miniere di ferro dell'Anatolia. Riuscirono così a perfezionare le tecniche di lavorazione del metallo. Gli Egizi possedevano solo miniere di rame e stagno ed erano così costretti a importare sia il ferro che le tecniche di lavorazione.
Gli Ittiti poterono costruire spade affilate, molto efficaci negli scontri corpo a corpo. L'esercito Ittita era solito operare in formazioni poderose e con equipaggiamenti pesanti, con una certa lentezza quindi nelle manovre. Gli Egizi invece si muovevano con rapidità, cercando il vantaggio nell'effetto sorpresa. La maggior parte dei soldati Ittiti non riceveva alcun compenso e combatteva per adempiere agli obblighi nei confronti del sovrano. Per molti di loro, arruolarsi nell'esercito era un'ottima opportunità, poiché ci si poteva arricchire con il bottino di guerra. I soldati di Muwatalli non ricevevano alcuna paga. Potevano contare solo sui saccheggi e i bottini di guerra. La dipendenza dai saccheggi fu però il tallone d'Achille degli Ittiti. In seguito si rivelò una delle cause della loro disfatta. Un altro loro punto debole fu l'impiego di mercenari a rinforzo dei propri ranghi. Re Muwatalli aveva vinto molte battaglie prima di Kadesh. Il suo esercito era formato principalmente da veterani che avevano combattuto in Anatolia. Erano soldati esperti, con ottime capacità di comando e disciplina. Rispetto agli Ittiti, gli Egizi erano organizzati diversamente. Il loro esercito era formato da un'élite separata nettamente dalla massa del popolo egiziano. L'idea di essere superiori agli altri era coltivata e continuamente alimentata all'interno dell'esercito. Chi vi apparteneva si considerava parte di una classe superiore alle altre. La madre di Ramesse apparteneva a una famiglia di militari. Il faraone attribuì quindi molta importanza al ruolo dei generali. Nella società egizia gli alti ufficiali dell'esercito avevano molto peso. Al di sotto vi erano gli scribi, i sacerdoti, gli artigiani e così via. I contadini all'occorrenza potevano essere arruolati nella fanteria. Gli equipaggi dei carri, considerati truppe scelte, erano di ceto abbiente. L'esercito era composto prevalentemente da soldati di nazionalità egiziana. I mercenari provenivano dalla Nubia e dalla Libia ed erano in numero esiguo. Ramesse II disponeva di 4 divisioni di fanteria molto numerose e di alcune formazioni di carri. Ogni divisione era composta da circa 5.000 uomini e aveva in dotazione circa 50 carri. Le fonti storiche riportano tuttavia dati discordanti sulla composizione dell'esercito egiziano, quindi non è possibile fornire una cifra precisa. Questi numeri però danno certamente un'idea della grandezza delle forze schierate. Gli Egizi attribuivano notevole importanza alla durata del servizio militare. La presenza di un nucleo di veterani era fondamentale per l'efficienza dell'esercito. L'esercito egiziano era formato da 4 divisioni, ognuna delle quali portava il nome di una divinità egizia: Amon, Ra, Ptah e Set. Le divisioni schierate a Kadesh avevano attinto uomini da diverse regioni del regno. Ramesse guidava la divisione Amon, il dio di Tebe. La Ra aveva preso il nome dal dio del sole di Eliopoli, mentre Set era il dio delle tempeste adorato dalla famiglia di Ramesse II. La divisione Ptah, invece, portava il nome del dio locale di Menfi. Le divisioni erano composte da carri da guerra, fanti e arcieri. In totale, ogni divisione era costituita da circa 5.000 uomini, di cui 4.000 erano fanti. Gli altri 1.000 erano impiegati nelle formazioni di arcieri e come equipaggi dei 50 carri da guerra. Il poema di Pentaur, che descrive la battaglia, afferma che Ramesse disponeva di circa 200 carri e 20.000 fanti. L'impero Ittita, invece, aveva schierato 37.000 uomini e 2.500 carri. Il poema era stato commissionato dallo stesso Ramesse, quindi la minore consistenza della sua armata probabilmente è stata un'esagerazione voluta. Tra i due eserciti non vi erano solo differenze numeriche, anche le armi usate erano diverse. Il fante Ittita era dotato di una spada di bronzo ricurva, di un elmetto di bronzo e di una cotta di maglia o un'armatura di pelle a squame. Gli Ittiti usavano anche lunghe lance per contrastare la cavalleria e i carri nemici. La fanteria egiziana, invece, aveva in dotazione spade ricurve simili alla scimitarra, chiamate kopesh, asce da combattimento, lance e pugnali.
In quel periodo, gli Egizi usavano anche l'arco composito a più strati, un'arma utilizzata anche dagli equipaggi dei carri. L'arco aveva effetti micidiali anche sulle lunghe distanze. La battaglia di Kadesh fu combattuta nel secondo mese estivo del quinto anno del regno di Ramesse II. Non esistono fonti precise sulla data in cui avvenne lo scontro. Alcuni indicano il 1274 a.C., altri il 1288 e altri ancora il 1296. L'esercito egizio, partito da Pi Ramesse nel delta del Nilo, attraversò la valle di Canaan e poi oltrepassò la valle delle conifere. Lì Ramesse si fermò e allestì l'accampamento per la notte. La mattina successiva, il faraone condusse l'esercito verso nord. I soldati, prima di raggiungere Kadesh, dovevano attraversare il fiume Oronte. Durante la marcia le truppe egizie catturarono due spie ittite. I due uomini riferirono al faraone che il grosso dell'esercito ittita si trovava ad Aleppo, a circa 200 km di distanza. In realtà, la cattura delle spie era stata voluta da Muwatalli. Il suo esercito era stanziato a pochi chilometri da Kadesh, ben nascosto e in attesa del nemico. Ramesse II credette alle due spie e fu tratto così in inganno. Il faraone era molto sicuro di sé, era giovane e ambizioso, agì d'impulso, senza esitare. Non era cauto ed esperto come Muwatalli, che comandava eserciti da più di 20 anni. È molto probabile che Ramesse fosse convinto di trovarsi in una posizione di forza e le sue difese si erano senz'altro abbassate. Gli egiziani si trovavano in territorio straniero, anzi nemico. Come mai non inviarono unità in ricognizione? In una situazione di quel genere sarebbe stato necessario disporre di uno schermo di esploratori davanti all'esercito per cercare di scoprire le posizioni degli ittiti. Ma evidentemente gli egiziani non adottarono questa strategia. Non resta che concludere che in questo frangente Ramesse II e i suoi generali siano stati particolarmente imprudenti. Convinto della veridicità delle informazioni ottenute dalle spie ittite, Ramesse prese l'iniziativa e si preparò ad attaccare Kadesh. Nella certezza che la città fosse rimasta senza difese, guidò la divisione Amon oltre il fiume Oronte e fece erigere un accampamento fortificato a pochi chilometri dalla città. Da lì si poteva efficacemente controllare la strada che dalla città portava a nord. Ramesse pensava che gli ittiti sarebbero passati di lì. Intanto, le due spie rilasciate dal faraone erano ritornate al loro campo per informare Muwatalli dei movimenti di Ramesse. Gli egizi, ignari del pericolo, cominciarono a prepararsi per l'attacco. Ramesse credeva di poter cogliere gli ittiti di sorpresa. In realtà si trovava in una situazione drammatica. Gli egizi, durante un'operazione di ricognizione, avevano catturato altri due soldati ittiti che avevano una storia ben diversa da raccontare. Dopo un interrogatorio serrato, confessarono al faraone la verità. Il grosso dell'esercito ittita non si trovava a molti chilometri di distanza, ma era schierato a nord-est di Kadesh, a soli 3 chilometri dalla città. Era pronto al combattimento e più numeroso dei granelli di sabbia sulle rive di un fiume. La scoperta gettò nello sconforto il faraone e le sue truppe. Muwatalli giocò molto bene le sue carte. Il re ittita e il suo stato maggiore avevano conseguito un importante successo tattico. Avevano schierato le loro truppe in posizioni ben nascoste, in un avvallamento dietro la città di Kadesh, a una distanza da cui era facile attaccare il nemico. Fu una scelta strategica davvero molto efficace e astuta. Ramesse si sentiva in grave pericolo. Solo la divisione Amon era giunta nei pressi di Kadesh, le altre erano ancora a mezza giornata di marcia.
Essendo l'esercito egiziano diviso, l'iniziativa passò nelle mani degli Ittiti, che potevano sfruttare anche un'enorme superiorità numerica. Ma quello che accadde in seguito fa pensare che Muwatalli non avesse compreso la posizione di grande vantaggio del suo schieramento. Ramesse cercò di preparare un piano di emergenza e inviò messaggeri verso le unità egiziane rimaste indietro per esortarle a ricongiungersi al più presto. Le altre tre divisioni, infatti, si trovavano ancora a sud della città. La divisione Ra stava attraversando l'Oronte a circa 10 chilometri di distanza dal faraone. Le altre due erano ancora più lontane. La Ptah non aveva ancora superato il bosco di Labui. La divisione Ra aveva guadato il fiume verso le 14:30. Alle 15 marciava verso Kadesh. La città era già visibile all'orizzonte. Quando i soldati iniziarono a dirigersi verso le posizioni assegnate, furono improvvisamente attaccati dai carri ittiti. I messaggeri del faraone non avevano ancora lasciato il campo. Dopo aver visto l'attacco ittita, si diressero immediatamente verso le altre divisioni. In questa circostanza, gli ittiti diedero un magnifico esempio della loro abilità tattica. Riuscirono ad agire cogliendo di sorpresa le forze avversarie, gettandole nel panico. I carri ittiti erano nascosti dalla vegetazione lungo le rive del fiume Al-Kadi, un affluente dell'Oronte. La divisione Ra si stava muovendo in ordine di marcia verso nord e non si accorse degli ittiti se non al momento dell'attacco. I carri ittiti si scagliarono improvvisamente sui nemici. I carri egiziani, posti a protezione della fanteria, vennero sopraffatti dalla rapidità dell'avanzata ittita. Gli ittiti dilagarono in mezzo alle formazioni dei carri egizi e ne annientarono gli equipaggi. Proseguendo l'avanzata, attaccarono la fanteria egiziana, colpendone i fianchi. La spinta dell'assalto fu tale che gli ittiti, gettatisi sulle colonne egiziane, si trovarono presto sull'altro lato, oltre le linee nemiche. I carri ittiti erano pesanti e non erano in grado di invertire rapidamente la direzione. Si trovarono a correre paralleli alle truppe egiziane, che ebbero così la possibilità di accelerare la marcia verso il campo di Ramesse. L'esercito di Muwatalli era dotato di armamenti molto pesanti. Erano pesanti le spade, gli archi, ma soprattutto i carri, adatti a frantumare letteralmente le linee nemiche. I carri ittiti erano sicuramente più potenti, ma quelli egiziani, più agili e flessibili, erano in grado di disporsi molto più rapidamente in formazioni di battaglia. Gli ittiti disponevano di carri da guerra grossi e pesanti con un equipaggio di 3 uomini, una auriga e 2 guerrieri dotati di armatura e armati di arco o lancia. Gli egiziani preferivano invece carri con 2 soli uomini di equipaggio, una auriga e un arciere dotato anche di una lancia. I carri egiziani erano molto più leggeri. Potevano sembrare fragili, in realtà erano robusti ed estremamente manovrabili. Gli ittiti e i superstiti della divisione Ra arrivarono quasi contemporaneamente all'accampamento dove si trovava il faraone. I soldati della divisione Amon furono colti di sorpresa, ma riuscirono a organizzarsi per contrastare le forze ittite pronte a colpire il campo egiziano sul lato ovest. Mentre i soldati dell'Amon si disponevano in formazione di battaglia, i carri ittiti irruppero nell'accampamento, arrecando pesanti perdite agli egizi. Ma l'impeto dell'attacco venne rallentato dalle salmerie presenti all'interno del campo. Ciò permise agli egiziani di sferrare un contrattacco. I cadaveri dei soldati e dei cavalli rallentarono ulteriormente gli ittiti e gli egizi si resero conto che la battaglia stava volgendo a loro favore. I superstiti della divisione Ra e i loro inseguitori ittiti avevano raggiunto il campo del faraone quasi contemporaneamente. La divisione Amon si trovava all'interno dell'accampamento. I soldati compresero in fretta quanto stava accadendo e si organizzarono per la difesa. I membri della famiglia del faraone furono portati lontano dalla zona più pericolosa. La guardia reale del faraone e i carri della divisione Amon incominciarono a respingere i carri ittiti. L'attacco ittita perse vigore non solo a causa della resistenza egizia,
Secondo le testimonianze, gli uomini di Muwatalli si dedicarono al saccheggio, affascinati dall'oro e dagli oggetti preziosi che si trovavano nell'accampamento. Gli Hittiti raggiunsero il campo egiziano, vi irruppero e si accorsero che là c'era il bottino della più ricca nazione esistente, le enormi quantità di oro del faraone. La fama di questo tesoro era giunta a tutti i popoli vicini all'Egitto. La tentazione di saccheggiare il campo divenne irresistibile, con indubbio vantaggio per gli egiziani. Nel frattempo le avanguardie della divisione Ptah raggiunsero l'accampamento e si lanciarono nei combattimenti. I soldati di Muwatalli furono presto intrappolati e gli egiziani iniziarono a massacrarli sistematicamente. Gli scritti riguardanti la battaglia riportano le terribili atrocità commesse dalle truppe egiziane e affermano che nessun ittita riuscì a fuggire. I testi egiziani spesso tendono ad esaltare, al di là della realtà, le imprese dei soldati del faraone, ma è plausibile che gli ittiti entrati in campo non ne siano usciti vivi. L'esito della battaglia era ancora incerto e Ramesse II decise di intervenire. Nonostante lo slancio dell'attacco ittita si fosse smorzato, le prospettive per le truppe della divisione Amon non erano particolarmente buone. Era necessario dare una svolta decisa alla battaglia. Se il nemico si riversa nel vostro campo e si dirige verso di voi, potete scegliere tra due opzioni: combattere o morire. Il faraone chiamò i suoi soldati e disse: «Mantenetevi compatti, calmate i vostri cuori, che voi possiate assistere alla mia vittoria. Amon sarà il mio protettore». Nonostante il duro colpo subito e la confusione della battaglia, il giovane faraone si comportò come un grande condottiero. Entrò così nella leggenda, un mito che vive ancora oggi. È difficile appurare cosa fece davvero Ramesse. Ci è pervenuto solo il resoconto da lui stesso commissionato. E il faraone aveva la tendenza ad esaltare le sue gesta. Si legge che la situazione era disperata, era solo e senza rinforzi. Innalzò una preghiera al dio egiziano della guerra e poi da solo si lanciò contro l'esercito ittita. È molto probabile che le cose siano andate un po' diversamente. L'idea che Ramesse II abbia compiuto un'azione solitaria è assolutamente inconcepibile. In alcuni punti del testo sulla battaglia si legge che fu aiutato dai suoi soldati. Comunque è certo che il faraone si comportò in maniera molto coraggiosa in una situazione disperata. Tentò l'unica azione possibile in quelle circostanze, la tattica comunemente chiamata fuga in avanti. Si avventò sul nemico con la speranza che l'impeto dell'azione provocasse qualche effetto positivo. Ramesse era estremamente coraggioso. Pensò che se doveva morire, doveva farlo da faraone. Cercò una via d'uscita in un'azione disperata. Quasi certamente l'azione di Ramesse giocò un ruolo importante nel bloccare lo slancio dell'attacco ittita. Salì sul suo carro e diede ordini al suo auriga. Guidò i carri disponibili fuori dall'accampamento e li fece muovere rapidamente intorno al campo verso nord-ovest, dove si disposero in formazione d'attacco. I sistemi di comunicazione utilizzati nelle battaglie moderne sono spesso ritenuti infallibili, ma non è sempre così. La situazione all'epoca della battaglia di Kadesh era sicuramente più difficile e i messaggi che pervenivano ai soldati erano spesso contraddittori. Il re Ittita non disponeva di un efficiente sistema di informazioni. Probabilmente questa fu una delle cause della disfatta. Se avesse agito con rapidità, avrebbe potuto circondare gli egiziani nel loro campo e sterminarli. Ma le cose non andarono così. Prima dell'intervento di Ramesse, lo svolgimento della battaglia era equilibrato. Il primo attacco degli Ittiti era stato respinto, ma non erano stati sconfitti. Gli egiziani avevano resistito con tenacia, ma non riuscivano a prevalere. Occorreva dare una svolta decisiva agli eventi per prevalere nella battaglia. Vi provvide il faraone grazie a un'ottima capacità di comando.
raccolse tutti gli uomini che gli erano rimasti e li guidò in un drammatico contrattacco contro gli Ittiti per annientarli definitivamente. In breve tempo gli assediati divennero assedianti. Gli Ittiti subirono gravissime perdite e dopo l'attacco del faraone non riuscirono più a opporre una forte resistenza. I soldati guidati da Ramesse si scagliarono sugli Ittiti impegnati a combattere la fanteria e gli arcieri egiziani, che stavano infliggendo pesanti perdite all'esercito di Muwatalli. Ramesse, con un piccolo contingente del suo esercito, attaccò ripetutamente i nemici. Non li sconfisse in modo definitivo, ma indebolì notevolmente le loro forze. Con gli Ittiti impegnati a difendersi dal tiro degli arcieri, i carri egiziani ebbero la possibilità di sferrare indisturbati l'attacco. Ramesse lanciò i suoi carri contro lo schieramento ittita, che stava sostenendo un feroce combattimento corpo a corpo con la fanteria egiziana. Gli arcieri sui carri del faraone incominciarono a far piovere le loro frecce sul nemico. Gli Ittiti iniziarono lentamente a indietreggiare, incalzati da Ramesse alla testa dei suoi uomini. Ramesse fu abile a tenere unite le sue forze e sferrò un attacco molto efficace, ma questo da solo non sarebbe stato sufficiente. Le sorti della battaglia furono determinate dall'entrata in campo di altre unità dell'esercito egiziano che contribuirono alla vittoria. Re Muwatalli controllava la battaglia dal suo posto d'osservazione. Doveva decidere rapidamente quali mosse compiere per evitare la completa distruzione del suo esercito. Il re Ittita doveva decidere. Poteva semplicemente arrendersi o ritirarsi cercando di mantenere intatto l'onore, e questo nell'antico Oriente era molto importante. Muwatalli aveva a disposizione poche truppe per proteggere la ritirata del suo esercito. L'unica forza utilizzabile prontamente era la corte del re, costituita da ufficiali e notabili di alto rango. Muwatalli dovette effettuare una scelta: attendere gli eventi o provare a intervenire. Decise anche egli di intervenire e inviò dei carri per radunare tutte le riserve disponibili. Fra questi uomini c'erano molte persone a lui vicine, anche uno dei suoi fratelli. Questa scelta si rivelò un disastro. Durante la marcia verso l'accampamento del faraone, le truppe di Muwatalli furono respinte dagli egiziani e molti soldati vennero uccisi. Morì anche il fratello del re. Anche Ramesse aveva subito delle perdite, ma prevalentemente tra i soldati. Non aveva perso comandanti o familiari. Guidate dalla lealtà cieca verso Muwatalli, le truppe di riserva attraversarono l'Oronte e si diressero verso l'accampamento del faraone per cercare di conquistarlo con una rapida incursione dei carri. Il piano sembrava abbastanza semplice, ma per gli Ittiti si presentarono difficoltà inaspettate. Appena la nuova formazione ittita giunse nei pressi dell'accampamento di Ramesse, fu affrontata da un'unità egiziana giunta dal nord. Si trattava della divisione Nearin, che si stava ricongiungendo alle altre divisioni nel momento più opportuno. Sono giunte fino a noi documentazioni sufficienti per suffragare l'ipotesi che Ramesse avesse inviato quell'unità più a nord, nella regione di Amurru. Probabilmente il faraone aveva ordinato alla divisione Nearin di attaccare la città di Kadesh da occidente. Era sicuramente una buona idea sotto l'aspetto sia tattico che strategico. Consentiva un attacco egiziano su Kadesh sia da ovest o nord-ovest che da sud. L'ingresso in battaglia della nuova divisione fu assolutamente tempestivo e si rivelò un sorprendente colpo di fortuna determinante per la vittoria. Se le riserve ittite si fossero mosse anche solo un'ora prima, le cose sarebbero andate in modo completamente diverso. Ma il loro arrivo coincise con quello della divisione Nearin. Fu un disastro. Le difficoltà di manovra dei carri ittiti e la pressione degli egiziani provocarono una grande confusione tra le file dell'esercito di Muwatalli. Gli ittiti non riuscirono a reagire in modo efficace e vennero annientati. Le truppe egiziane giunte da Amurru erano forze fresche.
Il loro fisico e il loro morale non erano stati scossi dagli scontri con i nemici. Perciò erano in grado di combattere con più vigore. Poterono contrastare con efficacia i soldati di Muwatalli che erano stati colti di sorpresa. L'intervento della divisione Nearin fu di importanza fondamentale per bloccare l'avanzata dei carri ittiti. E in fondo fu il loro arrivo a salvare Ramesse. Dai loro carri, gli arcieri della divisione Nearin lanciavano nugoli di frecce contro i soldati ittiti che avevano dato inizio alla ritirata oltre il fiume Oronte. Ma Ramesse, alla guida dei suoi uomini, li raggiunse e così gli ittiti si trovarono intrappolati fra le due formazioni egiziane. Gli ittiti compresero di essere stati presi tra due fuochi, dalla divisione Nearin alle loro spalle e dagli uomini guidati da Ramesse, che arrivavano dalla parte opposta. Iniziarono così una ritirata che si tramutò in rotta attraverso il fiume Oronte. Nel disperato tentativo di fuggire, molti ittiti annegarono gettandosi nel fiume. Tra le vittime vi furono importanti membri della nobiltà e del governo ittita. Si gettavano nel fiume cercando di guadarlo. Nelle rappresentazioni della battaglia è stata riprodotta la scena in cui il fratello del re fu trascinato fuori dal fiume e messo a testa in giù per espellere l'acqua che aveva ingoiato. Permane ancora un mistero sulla battaglia di Kadesh. Che cosa accadde dopo la rotta dell'esercito ittita? I resoconti dell'epoca riportano che gli scontri continuarono. Non è accertato tra chi si combattesse. Alcuni storici ritengono che i massacri fossero avvenuti tra le file dell'esercito egiziano dopo la battaglia principale. Pare che Ramesse, il giorno dopo la battaglia, abbia fatto giustiziare alcuni disertori delle divisioni Amon e Ra che avevano infranto il loro giuramento di fedeltà al faraone. Gli antichi egizi non erano un popolo particolarmente sanguinario. Le fonti egiziane raramente riferiscono di atrocità. È possibile che nell'infuriare della battaglia Ramesse abbia fatto giustiziare dei prigionieri e dei sopravvissuti. In genere queste azioni non furono però una caratteristica dell'esercito egiziano. Alcuni storici sostengono che Ramesse abbia fatto giustiziare i soldati egiziani che avevano disertato. Non esiste alcuna prova che lo confermi. Azioni del genere erano tipiche dell'epoca greco-romana e non hanno niente a che vedere con gli egiziani. L'ipotesi è basata su un'errata traduzione di un testo in cui in realtà era scritto che il faraone rimproverò aspramente i suoi soldati che diventarono rosso sangue dalla vergogna. Nel testo si parla anche di teste cadute, ma è probabile che si riferisca a degradazioni fra i responsabili delle attività di ricognizione ed esplorazione. Ramesse aveva ottenuto una vittoria, ma il suo esercito ne era uscito alquanto indebolito. Fu costretto a rivedere i suoi obiettivi in quella regione. Infatti, dopo Kadesh, Ramesse non aveva più a disposizione uomini e mezzi sufficienti per invadere il nord della Siria, pur contando le divisioni Ptah e Set. Kadesh era rimasta in mano agli ittiti dopo la battaglia e Ramesse non poteva fare nulla. Gli egiziani avevano vinto, ma gli ittiti avevano mantenuto le loro posizioni. La guerra e la spedizione avrebbero dovuto restituire la città agli egiziani ed eliminare l'influenza ittita in Siria. Nessuno di questi due obiettivi era stato raggiunto. Il risultato fu che gli egiziani avevano riconquistato il loro accampamento e che gli ittiti si erano ritirati, ma con onore. Nessuno ebbe chiari vantaggi. L'effetto immediato fu una situazione di stallo. Gli ittiti forse persero, ma Ramesse non vinse. Quel giorno egli conseguì una vittoria personale, ma non conquistò Kadesh. Volendo individuare un vincitore della battaglia di Kadesh, si potrebbe quasi certamente sostenere che, dal punto di vista tattico, questi fu Ramesse. Ma il faraone non occupò mai la città e non raggiunse quindi il suo obiettivo principale. Per questo non può essere considerato un vincitore a tutti gli effetti.
Il giorno successivo, gli egiziani sferrarono un attacco contro gli Ittiti nel tentativo di farli indietreggiare, ma non vi riuscirono. Le truppe di Muwatalli erano troppo numerose per essere sconfitte. Il re Ittita offrì così una tregua agli egiziani. Chiaramente, dal suo punto di vista, aveva conseguito una vittoria, perché era riuscito a impedire a Ramesse di raggiungere i propri obiettivi. I due sovrani incominciarono a chiedersi cosa sarebbe accaduto dopo. Probabilmente avrebbero potuto continuare così all'infinito, esaurendo le loro risorse e combattendo una battaglia dopo l'altra. Scelsero la soluzione migliore, una tregua, un accordo di pace. Le due potenze cercarono di raggiungere un qualche accordo. Preferirono optare per una soluzione diplomatica, piuttosto che per una situazione di stallo militare. 16 anni dopo la grande battaglia di Kadesh, fu firmato il trattato di pace tra egiziani e ittiti. Egizi e ittiti cominciarono a riflettere sulla situazione e riuscirono a trovare un accordo. Stesero il primo trattato che ci è giunto in maniera dettagliata dal mondo antico. Si erano seduti a un tavolo, cominciando a dire ciò che entrambi avrebbero voluto ottenere. Le due grandi potenze si stavano spartendo il vicino Oriente e incominciarono col negoziare un accordo per le estradizioni. In seguito negoziarono trattati di alleanza e difesa e stesero un trattato economico in base al quale entrambe le parti si impegnavano ad aiutarsi a vicenda in caso di difficoltà economiche mediante l'invio di derrate alimentari. Il trattato riconobbe le zone di influenza dell'Egitto e dell'Impero Ittita e diede inizio a 80 anni di pace ininterrotta nella regione. Questa pace ebbe termine solo con il crollo dell'Impero di Muwatalli. La Siria fu assegnata agli Ittiti, la Palestina e la costa del Libano agli Egiziani. Col tempo entrambi gli imperi ebbero dei problemi, soprattutto di carattere economico. Gli Egiziani si trovarono addirittura in bancarotta. Ramesse aveva costruito così tanti templi e monumenti per autocelebrarsi che le finanze del regno si impoverirono. Ogni cosa che fece, la fece in grande. Era assolutamente sorprendente. Una delle più grandi tombe della Valle dei Re è proprio questa, quella di Ramesse, la tomba numero 7. Di fronte si trova la tomba numero 5, quella dei figli di Ramesse. In essa si scende, sala dopo sala, corridoio dopo corridoio, stanza dopo stanza. Uno spazio sufficiente a tumulare molti principi, probabilmente oltre 100. Dal punto di vista politico, Ramesse sfruttò enormemente il successo di Kadesh, esagerando il suo ruolo di eroe nella battaglia. In alcuni resoconti sembra che il faraone fosse l'unico protagonista della sconfitta degli Ittiti. Quasi certamente le descrizioni delle gesta di Ramesse nella battaglia di Kadesh sono esagerate. Comunque non va escluso che abbiano un fondamento di verità. Da tutte le fonti disponibili emerge che le azioni di Ramesse al culmine della battaglia siano state decisive. Penso che sia giusto attribuirgli la reputazione di capo coraggioso e fiero. La fama di Ramesse II è giunta fino a noi. Non c'è alcun dubbio che egli fu uno dei più grandi faraoni. Probabilmente non fu il più grande leader militare che gli Egizi abbiano mai avuto. Ma studiando nell'insieme il suo operato si ha conferma della sua grandezza. Le sue operazioni militari ebbero grande successo. Le opere e gli edifici che fece costruire confermano la magnificenza del suo regno. All'epoca di Ramesse II, l'Egitto era sicuramente una delle due maggiori potenze dell'odierno Medio Oriente. La battaglia di Kadesh è stata la prima ad essere documentata con una cronaca degli scontri e del successivo trattato, il primo della storia ad essere stato trasmesso ai posteri. Kadesh fu teatro della battaglia tra due titani del mondo antico. Due schieramenti con diverse strategie, tattiche, tecniche di combattimento e armi.
Fu un episodio in cui prevalsero l'inganno, l'effetto sorpresa, la velocità di reazione e la confusione. La battaglia di Kadesh non ebbe né vinti né vincitori, ma i resoconti di quegli scontri contribuirono alla leggenda di Ramesse II il Grande.